Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Sede della Sapienza, prega per noi. Allora, bene, oggi è tempo di Pasqua. Bentornati a tutti quanti, concludiamo questo excursus sul Vangelo di Marco, che è un Vangelo molto molto bello. Avremo modo di gustarcelo adesso ancora fino alla fine di novembre. Durante le domeniche sentiremo, ecco, i vari passaggi che abbiamo approfondito, che saranno poi ripresi dalla liturgia e durante le omelie. Allora, Marco, sappiamo tutti quanti, è il Vangelo più breve. Il 16° capitolo è quello che vedete alle mie spalle, che sono soltanto 20 versetti, e contiene il discorso sulla risurrezione di Gesù, quindi le apparizioni e la tomba vuota. Tenete presente una cosa, questa è una notizia non un po', diciamo, accademica, però è doveroso darlo, insomma, per chi e si accosta al Vangelo di Marco. A secondo i codici, alcuni codici anche abbastanza autorevoli, il Vangelo di Marco drammaticamente terminerebbe al versetto 8, cioè la parte dal 9 in poi potrebbe essere un'aggiunta successiva, non originale. Quindi questo, diciamo così, sotto certi punti di vista potrebbe essere fondato, perché la conclusione del... Adesso il Vangelo di Marco è un po' tutto quanto molto molto forte, cioè Gesù è descritto con tinte molto molto forti, non parla molto, risoluto contro il demonio, una predicazione netta, secca, chiara, riproduce un pochettino lo stile di San Pietro, no? E per capire un attimo bene questa cosa bisogna leggere i primi 8 versetti. Immaginate se fosse venuto così il Vangelo, insomma. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, sono le tre Marie che stavano insieme alla Madonna sotto la croce, comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Questo lo sappiamo tutti quanti. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro a levar del sole e si dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. La prima cosa, la paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento ancora. E non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Queste sono le reazioni immediate. Noi poi sappiamo che invece dopo si sono calmate, è andata Maria Maddalena dagli apostoli a dare l'annuncio, no? Com'è andata la storia? La storia è andata veramente così. Poi Maria Maddalena a un certo punto è tornata indietro, l'abbiamo sentito nel Vangelo di San Giovanni, e si è rimessa davanti a questo sepolcro, che non si dava pace, perché la cosa che aveva pensato è che l'avessero portato via al Signore, no? Poi sapete che Gesù gli appare, lo scambia per custode del giardino e poi si manifesta. Però una chiusura di questo genere, una chiusura drammatica, cioè la tomba è vuota, e questo sono spaventate perché non sanno dare significato a questo gesto. Ora io purtroppo la settimana in Albis sono stato a fare gli esercizi spirituali, quindi mi siete risparmiati tutte quante le prediche che faccio la settimana di Pasqua sulla risurrezione. Sono molto importanti, perché vedete, Gesù è risorto, ma chi l'ha visto il fatto della risurrezione? Chi è che l'ha visto risorgere Gesù? Nessuno. E quando si è incarnato, chi è che l'ha visto? Nessuno, cioè la Madonna avrà sentito qualcosa dopo che ha detto Ecce Ancilla Domini, la festa che abbiamo festeggiato il 9 d'aprile, ecco l'Ancella del Signore. E quando è nato? San Giuseppe, secondo la tradizione, si era addormentato. L'ha visto solo la Madonna.
Allora, questi eventi sono molto significativi perché ci fanno capire lo stile che c'ha Dio, ci fanno anche capire anche molto per quello che riguarda la fede. Cioè Dio fa le cose grosse, enormi, senza nessun tipo di clamore. Non usa, cioè, io dico sempre, la società in cui viviamo oggi, che è tutta incasinata, con tutti i mezzi, con le televisioni, con i riflettori, con gli stadi, con i cinema, con i social network, è proprio, dice, arriva l'anticristo, l'anticristo questo qua, che in questo senso, cioè, è proprio quanto più lontano sta, capite? E, tra l'altro, vedete, perché non c'è nessuno? Perché Dio vuole la fede, cioè, San Paolo dice una cosa molto chiara: la fede viene non da quello che vedi, ma da quello che senti. Quindi non è importante vederla una cosa, è importante ascoltare. Questo è sempre così. E in questo senso, capite? Cioè, vedete, cioè, tutti quanti i racconti delle apparizioni, no? La Madonna e Maria Maddalena si gira, vede Gesù, ma non lo riconosce. E come mai non lo riconosce secondo voi? I discepoli di Emmaus camminano a fianco a Gesù e non lo riconoscono. L'apparizione sul lago di Tiberiade, Gesù li chiama, venite qui, stavano cucinando il pesce, lui dice, buttate la rete dall'altra parte e prendete un sacco di pesci. Piani i pesci, si ricordano il miracolo da pesce, ma quando scendono trovano lui che stava cucinando il pesce. Dice, nessuno gli osava chiedere chi era, perché sapevano che era il Signore. Quindi non è che non dice, oh maestro, dice, hanno capito che era il Signore. Da cosa? Dal fatto che gli ha fatto rifare la pesca miracolosa. Maria di Magdala da cosa? Dal fatto che l'ha chiamata per nome. I discepoli di Dio questa cosa, quando si aprirono gli occhi, quando ha celebrato la messa, allo spezzare il pane si aprono gli occhi. Voi sapete che l'episodio dei discepoli di Emmaus era catechesi sulla messa. Dice, cosa fa Gesù con i discepoli? Prima gli spiega tutte le scritture, dice, ma stolti età, ma no, comincia il profeta Isaia, non ha visto com'è successo, cosa sta scritto in Isaia, cosa che dice la prima parte della messa, la liturgia della parola. E poi gli era bastata, prese il pane, lo spezza, allora e lui appena sapono che sparisce. E che facciamo durante la messa? La liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Allora che significa? Che se tu vai a messa come Dio comanda, non sei niente differente dai discepoli di Emmaus. Riconosce per nome Maria di Magdala quando riconosce Gesù, quando la chiama Maria, quando la chiama per nome. Io mi sto a svolare in questo momento, in quest'anno, no? Perché è un aspetto su cui sto riflettendo sempre di più. Instaurare un rapporto personale con Gesù, tu imparare a parlare con Lui, imparare a pregare la cosiddetta preghiera profonda. Ci sono la stragrande maggioranza dei fedeli, è un peccato, perché questa non è una cosa riservata ai frati, ai monaci, questi che lo sa quanto pregano. Se voi entrate in certi conventi oggi vedete che pregano meno di voi. Quindi non è stato da, ecco, quindi non è una cosa riservata a pochi eletti, è una cosa riservata a quei pochi che aprono le porte del cuore. Allora, se tu c'hai un rapporto personale tuo con Gesù, tu lo riconoscerai sotto tutte le circostanze della tua vita, come Maria Maddalena, capite? E se tu hai fatto un cammino con Gesù, cioè per esempio, no? Hai avuto una storia, io per esempio ho avuto una vita, ho avuto dei momenti forti con il Signore, no? Che sono pietre miliari nella mia vita. Quindi quando il Signore ne fa qualcun'altra, perché il Signore poi i numeri ne fa continuazione, si assomigliano tutti. Quindi gli apostoli avevano visto la pesca miracolosa, quando quello gli ha detto gettate dall'altra parte che prendete pesci, allora è lui. Quindi impari a riconoscere Dio da cosa? Dalle sue opere, cioè ti accorgi quando è lui che agisce e quando è qualcun altro che agisce. Cioè le opere di Dio si stingono molto bene dalle opere del diavolo, eh? Qui c'è Paolo, prima sta a parlare con i ragazzi del catechismo, un'altra cosa molto importante, dica anche a voi, stava a parlare delle parolacce, argomento parolacce. Ma sapete che il modo più bello per fare il catechismo è che tu le cose, come anche per voi,
gliele fai dire a loro. Perché tu cominci a dire, se dici la parola c'è peccato mortale e vai all'inferno, e tu dici, pazza, la parola c'è peccato mortale, ma adesso guarda, che dici Don Leonardo? Allora dico, ragazzi, nel catechismo è scritto con il quinto comandamento, se tu lanci un'ingiuria contro il prossimo, cioè un'offesa, è un peccato. No? Scusa, ma se l'offesa diventa brutta, volgare, se tu una persona che dice, tu sei il figlio di una donna che fa il mestiere più antico del mondo, ma glielo dici in termini volgari, dico, se te lo dicono a te, tu come ti senti? È una cosa brutta, no? Se uno dice, tu sei un figlio, cioè, ti senti male, ti senti colpito, ti senti ferito. E che peccato è questo secondo te? Dillo tu. Peccato mortale. Sicuro? Hai detto tu, eh? L'ho detto io. Cioè, uno ci arriva, no? Cioè, noi non ci arriviamo, nel senso che tante cose, quando uno apre il cuore, si apre l'azione della grazia, voi pensate anche alla vostra vita, no? Io un sacco di volte dicevo, ho raccontato anche prima, mail da tante persone, ah, la ringrazio, ho ascoltato la sua catechesi X, ho ascoltato l'incontro biblico, oggi ha detto, dice, ho pensato, ho visto alcune cose, mi sono andato a confessare, la ringrazio, tante volte sono queste cose. Però sai che dico? Però alcune cose che lei ha detto, io non lo sapevo proprio tanto bene che erano peccati, dice, però qualcosa, non quando faccio questa cosa, qualcosa non mi tornava, dico, se la risposta era solo, lo sapevi già. Capito? Quindi quando uno apre il cuore, che non si irrigidisce, che non fa lo sciocco, a chi appare Gesù? È apparso Gesù ai farisei? No. È apparso a Pilato? No. È apparso a Erode? No. Ma non dobbiamo pensare ai risultati perché erano cattivi, cioè come dire, ah, tu sei stato cattivo e questa è la punizione. No. Gesù poi si manifesta a coloro che hanno un pochino un cuoricino comunque aperto. I farisei di quei tempi, questo senza voler ammettere, c'avevano il cuore aperto? No. Molta gente tornando dal Calvario, quelli che stavano lì che non erano bestie, ce lo dicono ai Vangeli, tornavano battendosi il petto. Il centurione, Vangelo di Marco, no? Un pagano, guardate che i pagani, i soldati romani, poverini, erano proprio animali. Cioè se uno avesse visto un soldato romano combattere, la crudeltà, insomma, che aveva, cioè, sono cose che noi, cioè, a me mi farebbero sentire male, insomma. Cioè, che se andavi sotto le mani di un soldato romano, cioè, uscivi a pezzetti, uscivi, senza nessuna pietà. Eppure quello ha detto, questo è il figlio di Dio. Quindi un uomo, come dire, cioè, deprovato da anni di vita militare, di guerra, insomma, di cose brutte. E i farisei sono mica tornati così, manco quello, manco quello, Gesù Cristo che diceva, padre perdonali perché non sanno quello che fanno, niente, manco quello. Si vede nel film della passione di Mel Gibson, non so chi di voi si è venuto a sconvolgere un po', no? C'è sta il buon ladrone, persona Sergio Rubini, che Gesù fa quella cosa proprio quando Caifa va sotto la croce a dire, allora tu sei il figlio di Dio, tu distruggi il tempio in 3 giorni, scendi, no? E Gesù, padre perdona perché non sa quello che fanno, nella lettura di Mel Gibson è quella cosa che fa convertire il buon ladrone. Quello si mette a piangere e dice, oh, ma lo senti, sta pregando per te. E dopo si gira e dice, se preghi per sti animali, dice, guarda, io me lo merito di sta qua. E Gesù lo accoglie subito. Un cuore aperto tanto così. Cioè, immaginate, quello che era un delinquente. Io ci penso sempre, ma pensate al buon ladrone, cioè quello era un criminale. Cioè, uno in tutta la storia, ancora doveva essere crocifisso con il nostro Signore Gesù Cristo, se non andava in paradiso il giorno stesso. La vita è veramente strana per tante cose, no? Veramente, no? Allora, questo che significa? Significa che l'esperienza con Dio, cioè il fatto che le sue opere non si vedono, le sanno pochissimi, e quelle pochissime che, cioè, chi è la deposizione? E i Vangeli non ci dicono. Quindi la Madonna ci ha avuto l'annunciazione, la Madonna è l'unica che ha visto la nascita, ma chi è la prima che ha visto Gesù risorto? Questo di San Giovanni Paolo II, e che ci ha creduto? Secondo voi, quando Gesù è apparso alla Madonna, l'ha riconosciuto oppure no?
immediatamente, immediatamente, anche perché era colei che non aveva mai perso la fede nella risurrezione. Se voi leggete i documenti della Chiesa, i Vangeli, per umiltà la Madonna, dice San Luigi Monforte, chiese al Signore che si parlasse il meno possibile di lei, no? Ma l'ha detto pure Papa Francesco un po' di tempo fa, dice: scusate, ma chi c'era sotto la croce? Chi era la prima che sta sotto la croce? Era la Madonna. Ma quanto gli voleva bene Gesù alla Madonna? Ma se noi sapessimo che Gesù non è apparsa alla Madonna, ma ci sarebbe da dubitare che lui sia quello che sia. Quella è la mamma, quella al momento dice muore sotto la croce, e se non è morta è perché la teneva la grazia di Dio, quindi è evidente una cosa di questo genere. Ma la Madonna non c'è stato bisogno di dire perché piangi, quella appena l'ha visto immediatamente, perché non ha mai perso la fede. Allora, attenzione, tutti i racconti della risurrezione è un fatto storico, perché Gesù è uscito dal sepolcro. Però vedete, se uno va, cosa vedono? La tomba vuota. E che cos'è la tomba vuota? Hanno rubato? Quasi tutti pensano qualcuno è venuto a trafugare il nostro Signore. Allora capite, i fatti di fede chiamano in... è per questo che la fede è meritoria. Tu pensa quando ti capita un santo davanti, è un pazzo o è un santo? Guardate il confine tra pazzia e santità. Se voi leggete le vite dei santi, siamo tutti bravi a dire che sono santi a dopo, ma voi sapete a Padre Pio quanta gente ha detto che era un pazzo, che era un fondatore di una setta, che si era fatto le cose sue, che era isterico, e anche illustri uomini di chiesa. Un pazzo o un santo? Capite che il confine tra l'interpretazione di fede e l'interpretazione umana, cioè ti fa bene da una parte e dall'altra. Gesù era un pazzo, era il figlio di Dio. La tomba è vuota perché l'hanno rubato o perché la sua promessa si è compiuta e è risorto? Punto interrogativo. Io tanto ho San Francesco, come tutti quanti oggi stiamo a dire San Francesco, San Francesco, San Francesco, San Francesco. Ma se tu incontravi San Francesco, ah, voglio vedere se facevi San Francesco, San Francesco, San Francesco. Noi pensando con Gesù, appunto. Avremmo creduto. Appunto, appunto, siamo tutti bravi a mettere in croce San Pietro che ha rinnegato Gesù. Voglio vedere se stavi tu quella sera in mezzo a questa banda dei matti che se lo chi lo sa chi avrebbe fatto San Pietro? Forse chi lo sa, se l'acchiappavano, se lo ammazzavano pure a lui. Cioè, gli apostoli l'hanno visto, ci sono stati insieme, eppure l'hanno rinnegato. E noi che non abbiamo visto nulla dobbiamo essere la nostra fede, diciamo, la nostra fede. Vederlo. I padri della Chiesa, allora, per certi aspetti sì, ma i padri della Chiesa su questo ti dicono, loro, perché se tu vedi l'umanità di Gesù, prima della risurrezione, cioè, perché hanno perso tutti quanti la fede? Gesù l'aveva detto tutto quanto. Guarda, io devo andare, l'ho detto tre volte, l'abbiamo sentito nel Vangelo di Marco, tre annunci della passione. Pietro ha detto: per carità, questo non ti accadrà mai, che gli è caduto davanti agli occhi, mica si è ricordato, ma me l'ha detto, poi gliel'ha ridetto all'ultima cena, capito? Allora il problema è che la fede comunque ci vuole, perché se tu vedevi Gesù, sì, ha fatto i miracoli, vabbè, ma chi lo sa, perché l'avrà fatto proprio veramente sto, ma chi lo sa, ma forse questo non stava male sul serio, cioè ha scacciato il diavolo, hai visto i farisei addirittura, ah, questo caccia il diavolo perché è amico del Beelzebul, cioè non c'è, capito? Cioè dice, i padri della chiesa dicono: sono fortunati gli apostoli che l'hanno conosciuto. Ma se uno vede come sono comportati durante la passione, mica tanto, perché hanno fatto una figura, doveva essere cioè, hanno molto consolato, ma a Getsemane sono dormiti, uno l'ha tradito e si è impiccato, l'altro ha rinnegato, tutti gli altri sono scappati, l'unico che si è ripiato perché era l'apostolo vergine, era l'innamorato di Gesù, stava San Giovanni, pure è scappato a Getsemani, e poi ci ha ripensato, tornato indietro, è scappato a Getsemani pure lui. Quindi è lo stesso, la risurrezione abbiamo visto domenica scorsa, uno non c'era, San Tommaso poverino, dice se gli hanno detto un altro 10 e cioè l'abbiamo visto, ma no, ma sarà un fan, ma avete visto? Poi c'è un altro racconto, San Luca, c'è la settimana scorsa che non sono stato, faccio tutte le prediche la settimana scorsa, quando Gesù dice: mi potete dare qualcosa da mangiare?
Guardate che quando saremo risorti, quindi chi è goloso, non i corpi, Gesù non mangia adesso in paradiso, eh. Non è che la Madonna in paradiso mangia, però hanno un corpo come il nostro, non è un corpo fantasma, eh. Se la Madonna t'appare, in alcune apparizioni la Madonna l'ha abbracciata le persone, gli ha dato un bacetto, cioè la Madonna non è uno spirito, la Madonna c'ha una carne come la nostra, è una carne glorificata, un corpo, dentro c'è un cuore che batte, c'ha gli organi, come un essere umano, così l'umanità di vista, mica mangia in paradiso, d'accordo? Perché un corpo glorificato non ha più bisogno di mangiare, perché mangiare per certi aspetti è una cosa bella se mangiamo le cose buone, ma per altri aspetti è una necessità, perché io, ma c'è un limite, io non posso, cioè sarebbe bello se io dico, va bene, oggi voglio mangiare, mi fate sentire il sapore di una bella matriciana. Dopodiché per 10 giorni non lavoro, non faccio niente, non mangio, chi se ne frega? Tanto chi se ne frega? A fan digiuno per 10 giri se non mangio 10 giorni. Cioè, capite? Quindi nella condizione glorificata uno non c'ha bisogno di mangiare, ma può mangiare. E il gesto del mangiare, Gesù dice, datemi un po' qualcosa da mangiare. Perché immaginate questo, mangia, dice. Mangia. Ma allora sì, ma allora questo è proprio lui. Quell'altro dice, tocca, metti, cioè, io quando vedo il quadro del Caravaggio, avete visto Tommaso con due occhi così che sta là, col dito dentro la piaga del costato, immaginate la scena, oh. cioè, è una scena, perché non so favole, capito? Ora, ho detto, la fede, capite? Cioè, voi vi rendete conto, io faccio io quando consacro, oh, quello scende Gesù Cristo dal cielo, noi non vediamo niente, d'accordo, ma quello è Gesù Cristo dal cielo. Vi dico una cosa che va bene anche per voi, capito? Cioè, che succede? Tu fai una preghiera per una persona che sta in purgatorio, tu non lo vedi, ma quella persona che sta in purgatorio soffre di meno, veramente, quella preghiera che tu hai fatto non è una favola, non è una cosa, ma vabbè, facciamo un eterno riposo, che tanto per farla, portiamo un fiore, chi lo sa? Chiaro che noi non ci rendiamo conto, ma tu fai una preghiera per una persona che sta nel purgatorio, quella soffre di meno, capito? Cioè le cose della fede sono più reali di quelle reali, soltanto che non ne abbiamo una percezione sensibile, ma anche chi ha visto Gesù risorto, sì certamente, Gesù risorto, non so, mettono al cimitero se ci mettono le piaghe, ma la divinità di Cristo, cioè non si può vedere in questo mondo, capite? Non, cioè si vedeva l'umanità glorificata, ma Dio con questi occhi te lo scordi, non si può vedere, non era la nostra portata. Certo, vederlo risorto era qualche cosa, ma l'hanno visto in pochi. E perché non l'hanno visto in pochi? Tanta gente dice, e perché non ha fatto una grande apparizione universale a tutti? No, perché se tu c'hai il cuore aperto, quando ti verranno ad annunciare che Gesù è risorto, ti parleranno di lui, come ho fatto io oggi con i ragazzi, ti parleranno del Vangelo, se tu c'è il cuore aperto, per forza devi diventare cristiano, per forza con violenza, ecco perché la fede non si impone, ma se uno c'è il cuore aperto, se sente la verità, perché Gesù è la verità, noi siamo stati fatti da lui, per cui se tu non sei la capoccia presto o tardi, per forza vai da lui, non per forza con violenza. Cioè, la tua persona condiscenderà dolcemente a tutto quello che Gesù dice, per forza, non c'è nessuno scampo, d'accordo? Perché è lui. Se invece c'è il cuore duro, vi ricordate quello che dice Gesù? Vi ricordate l'episodio di Luca, no? Luca lo faremo l'anno prossimo, facciamo un prequel. Il ricco cattivo e il povero Lazzaro, no? Quando si trova questo nell'inferno e poi gli appare questo poveraccio che sta invece tutto contento, consolato, in paradiso, in braccio a Abramo. E quello dice, manda qualcuno dagli amici miei che l'inferno esiste, non è vero che l'inferno dice che è un guaio, cioè se va veramente, se fai una vita come io, qualcuno gli va ad avvertire, dice, hanno Mosè i profeti, ma che te Mosè i profeti? Mosè i profeti significa Pentateuco, d'accordo, il profeta Isaia, Geremia, se mettono a leggere la Bibbia, c'è sta già scritto, ma che se la vira la Bibbia? Ma se viene uno da morto, se torna Lazzaro e glielo va a dire, guarda è quel delinquente, mi ha dato mai manco una mollica, mo sta all'inferno, tanto attento, la risposta che dà Gesù è terrificante, se non ascoltano Mosè i profeti, manco se va un morto risorto, saranno convinti. E infatti che hanno fatto i farisei? Cioè io dico, ma io dico, la gente, Gesù ci dice il Vangelo di Matteo, l'abbiamo letto sempre nei giorni scorsi, cioè la gente è proprio fuori dai testi,
quelli vanno i soldati e dice: oh, la tomba è aperta, questo dentro non ci sta più. Quelli c'hanno tutta quanta la Bibbia dell'Antico Testamento, capito? C'hanno tutte quante le cose che Gesù aveva detto. Ma te può venire almeno, fermate un attimo, no? Gli danno i soldi. Allora, dovete dire a Ponzio Pilato che sono venuti i discepoli di notte mentre voi dormivate e l'hanno rubato. Dice: ma noi dormimo, questo si ammazza. Vi preoccupate che se il proconsolo si arrabbia, da un po' di soldi come ci pensiamo noi. Capito? Cioè, voi pensate un'altra cosa, cioè il Vangelo di Giovanni, mo oggi San Marco si arrabbia che non sto parlando di lui, sto parlando tutti i Vangeli della situazione. Il Vangelo di Giovanni, quando è che decidono la condanna a morte di Gesù? Questo lo vedremo se sto ancora qua, tra 2 anni, perciò il Vangelo di Giovanni non c'entra niente, perché il Vangelo è della notte di 4. Sapete quando è che condannano definitivamente a morte Gesù? Dopo la risurrezione di Lazzaro. Dopo la risurrezione, Lazzaro stava dentro il cimitero da 3 giorni. Voi sapete che se muore una persona non si può fare funerale prima che passano 24 ore, perché 24 ore sono il termine assolutamente certo per cui non si può trattare di morte apparente. Siccome Gesù aveva già fatto un paio di risurrezioni, ma erano tutte risurrezioni a caldo, la figlia di Gairo era morta da poco, il figlio della vedova di Nain lo stavano a portare, quindi ne erano morti. Il suo migliore amico lo lascia soffrire, che stava tanto male, lo fa morire, quelli stavano a morirsi dei pizzichi, Maria e Marta. Dice: questo è morto, manco viene a trovarlo, non è stato manco al funerale, perché l'avevano già sepolto. Guarda che Lazzaro era il migliore amico di Gesù, eh? Gesù ci ha avuto queste cose belle anche nella vita. Questi dicono: ma questo sta fuori di testa, non viene manco al funerale, mi avranno detto. E si presenta 4 giorni dopo, ha fatto apposta. Cioè, vedete, anche molte volte non lo cominciamo a dire: è perché Dio non interviene, perché non fa questo? Non ti preoccupare, perché se no va subito o sa lui, perché quelle magari vogliono pensare: ma tu guarda, quel miglior amico ha fatto un sacco di miracoli, ha guarito Tizio, che è Sempronio, mi è venuto a guarirlo, viene manco un funerale. Pensate, noi non ci pensiamo mai. Cioè, è bello quando si legge il Vangelo cercare. Io mi ricordo quando ero giovane, mi divertivo, dico, cercavo di mettermi dentro, so, per pensarci un po', no? Arriva e lo tira fuori. Questo perché? Perché al suo amico gli ha regalato il miracolo più bello, il più strepitoso, il numero uno. Non c'è miracolo più grande che Gesù ha fatto tra quelli, si chiamano disibili. Poi più grandi l'ha fatti, il più grande miracolo è la conversione del buon ladrone. L'ultimo miracolo che Gesù ha fatto è la conversione del buon ladrone, non è la risurrezione di Lazzaro, d'accordo? Anzi, proprio l'ultimo è la sindone, proprio l'ultimo, d'accordo? L'ultimo. La sindone l'ha fatto pure da morto, che nessuno sa come si è impresso. È il velo della Veronica, e Gesù ha continuato fino alla fine. Ci andremo, se Dio vuole, a Manopello a vedere, bellissimo il velo della Veronica, che sta ancora custodito, bellissimo. Cioè, tu da qualunque parte lo vedi, sembra che ti guarda in faccia. Hanno fatto tutta una serie di studi, è stupendo andare a vedere, è incredibile, bellissimo. Ecco, però non devi stare a parlare. Aspetta, vedo da Veronica. Di Lazzaro. Esce fuori dopo 4 giorni. Allora, che vogliamo fare? Chi è questo qui che dice: Lazzaro che comanda un morto e quello esce fuori? Vivo. Con tutti i testimoni che l'avevano visto morto. Cioè, che c'avevano questi? Era tornato uno dei morti. E che è successo? Condanna a morte di Gesù Cristo. Adesso lasciamo perdere i personaggi storici contingenti, no? Quelli sono un emblema, perché guardate che molti uomini e donne sono uguali a loro, tale e quale, sono chiusi completamente, non c'è niente da fare, è la condizione che ti porta all'inferno se tu rimani così, perché Dio c'è un amore verso di noi infinito, ma se l'uomo non apre le porte non ci entra nostro Signore. Risurrezione di Lazzaro, condanna a morte. Risurrezione di Gesù Cristo, corruzione delle guardie per andare a raccontare in giro la balla che se lo sono fregati i discepoli. I Vangeli poi. Lui voleva rubare potere ai preti. È così. No, i preti. Sì, sì. Quelli là, che un ultimo particolare, sempre sulle questioni. La pietra rotolata.
Mi pare che il Vangelo di Matteo, non scordate la sinossi. Secondo voi la pietra, chi l'ha rotolata la pietra? La pietra non l'ha mica rotolata Gesù. Non è che Gesù risorge, tira via la pietra e esce. Gesù risorge e esce, perché un corpo glorificato, guardate che anche il nostro sarà così, e non pensiate che siano favole, e beato a chi ci crede fin da adesso, perché tanto che ci credi o non ci credi, i corpi delle persone glorificate come saremo noi alla fine della storia sono come quelli di Gesù e di Maria, sono corpi perfetti, e tra le proprietà dei corpi glorificati è che possono passare attraverso i gravi come se fossero degli spiriti, ma sono carne come noi. Cioè, voi sapete come si è impressa l'immagine sulla sindone? Perché San Giovanni è entrato e ha creduto? Perché ha trovato i teli. Cioè, se io sto avvolto in un lenzuolo, fate parte con me, no? Se io sto avvolto qua in un lenzuolo, no? In quel sepolcro era così. I morti erano tutti quanti legati. Se io non uscivi, mi devo sto lenzuolo, no? Quindi, pure se poi lo piego, lo metto a posto, non lo posso rimettere con quel. E perché San Giovanni appena entra ha creduto? Perché ha visto il tempo come se Gesù ci fosse stato ancora dentro, perché Gesù non ha fatto così per uscire dal sepolcro, non ha fatto così. Gesù. E gli scienziati dicono che l'immagine della sindone si è formata proprio attraverso una forte campo fotovoltaico, non mi ricordo come si chiama, un'impressione di luce che fuoriusciva dalle cellule glorificate del corpo risorto, e attraverso il sangue e anche, perdonatemi, i resti di urina, perché la macchia è giallina, a Gesù con la progettazione sono stati massacrati i reni, per cui gli è andata l'urina in circolazione. Lo sapete che l'uremia è una cosa dolorosissima tra le altre cose, ecco perché è giallina l'impronta. Però l'impressione, tra l'altro l'impressione che sembra, capite, che altro mistero è che, per esempio, un lenzuolo che sta raggiato così, se tu lo apri, non ti dà il volto, ti dà il volto deformato. No, è proprio perché c'è passato attraverso. Ecco perché San Giovanni, anche lì, non hanno visto, ma dice, è entrato Pietro e non ha capito niente. Dice, si affaccia San Giovanni, quello che ci arriva prima, perché era quello che lo amava, ha visto, dice, questo c'è passato attraverso, quindi sicuramente non lo sono venuti a rubare, è impossibile, perché i lini sono rimasti come stavano. Allora, la cosa bella, quindi vedete, sono tutti avanti. Allora, che fa? Lui esce, la pietra è rotolata dagli angeli, perché la pietra è il segno che ti aiuta a fare l'atto di fede, cioè la tomba è vuota, non perché l'hanno fregato, ma perché è risorto, ma quell'atto di fede tu lo devi fare. Allora, la nostra fede anche, questa cosa bella, Dio la accompagna sempre con dei segni esteriori e interiori, ma tu la devi fare, lo devi fare a tua vita. È un fatto tuo, perché se non lo fai non ci entri dentro il mistero di Dio. Sono bellissime queste cose, veramente belle. Poi, che succede? Una volta che tu entri in questo mondo, scopri un orizzonte completamente, perché allora, una volta che tu per mezzo della fede entri nella vita cristiana, questo capita a chiunque, se ci sei entrato stai meglio, sicuro, quantomeno stai più sereno, stai più contento, cioè uno lo vive poi, però devi fare questo passaggio, e questo passaggio devi farlo tu. Ma perché Dio l'ha fatta così complicata? Non tanto, ecco, perché, ricordate sempre, per Dio la nostra libertà personale è sacrosanta, lui non la viola mai. In cielo entrano solo persone libere che hanno conosciuto Gesù, l'hanno servito pure fino al sangue, ma l'hanno servito perché l'hanno voluto servire, convinti di farlo e contenti di farlo. Mo torniamo a San Marco, se no mi si arrabbia che non ho detto niente di lui tutti tanti. Allora, vediamo gli altri racconti, sono molto belli, anche perché ovviamente l'ultima parte è proprio esclusiva di Marco, no? Allora, risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala. Ecco, quindi allora, vedete, Maria di Magdala era una delle tre,
se ne sono nate, solo che Maria di Magdala poi ce lo dice San Giovanni, al ritorno indietro, perché anche Maria di Magdala era innamorata di Gesù, Maria di Magdala è stata una grande salvata da Gesù, 7 demoni dicono di questo cuore, quindi è stata la grande peccatrice. Allora, e non si dava pace, quindi, perché l'amore ti porta, ecco, e quindi all'apparizione, e poi diventa l'apostola degli apostoli, Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Adesso è uscito un film, scusate, che io pure andavo a vederlo stupidamente, che è una rilettura di Maria di Magdala, completa, che ha avuto anche rinnovati da parte anche di qualche ecclesiastico che non è che un giro tutte tante rotelle, che praticamente questa sembrava una santa donna, era una santa donna, l'unica che aveva capito tutto di quello che era Gesù, che aveva capito perfettamente il suo messaggio, che era piena di carità, di misericordia, cioè, per carità, non sembra esserci niente di blasfemo o di, però Maria di Magdala non era questa, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. E non erano 7 demoni semplicemente perché erano indemoniate. L'interpretazione della Chiesa, i 7 demoni erano i 7 caposdozi dei 7 vizi capitali, cioè ce l'aveva tutti, ce l'aveva. Ce l'aveva tutti più una coda fracica, diceva mia madre. Tutti. Lei andò ad annunziarla, vedete? La risurrezione è parte l'annuncio, è risorto, è una parola. La fede viene dalle orecchie. Per questo è importante ascoltare, non è importante guardare. Io questo ve ne posso essere testimonioso, ci sono persone che non m'hanno, anche che non m'hanno manco mai visto, perché se sentono gli MP3 e sono convertite, ma è brutto, perché non è importante vedere Don Leonardo, che tra l'altro pure è brutto, vanto la fame, né è importante vederlo dal vivo, è importante Don Leonardo, come chiunque sia, ascoltare, perché la fede viene da qui, non viene da qui. Anzi, a volte le cose che si vedono fanno pure difficoltà, no? Dov'è che Gesù non è stato creduto per niente? Chi? A casa sua. A casa sua? Perché non è stato creduto per niente? Perché l'hanno visto per una vita che c'hai la pialla a mano, c'hai la sega. Beh, un bravo ragazzo, il sabato andava nella sinagoga, ma non ha fatto, sempre per il suo stile di non fare niente di appariscente. Ma non si vedeva tutto il bene che ha fatto a noi, perché in quei 30 anni ci ha fatto più bene in quei 30 anni che nei 3 anni di vita pubblica. Questo è un argomento che mi direbbe che la catechesi a parte, ma non si vedeva niente al di fuori, come in tantissime cose di fede, capito? Per esempio, ma questo uno, cioè, se io per esempio, se tu per esempio una persona ti dice una parolaccia e tu sei impegnato nel cammino della santità, e mentre lui dice una parolaccia a me ti dici: Signore, perdona sto poveraccio che non sa quello che dice, io comunque il tuo nome lo perdono, e non dici niente, non si vede niente, ma tu comunque hai fatto un atto eroico, d'accordo? Bellissimo, ma non si vede, perché le cose più belle avvengono dentro i cuori, non si vede. A me mi sono riscordato che stava a dire, aspetta, Maria di Magdala ci ha avuto 7 demoni, d'accordo? No, 7 demoni, quindi è stata una grande peccatrice, e quindi la fede viene dalle orecchie, va ad annunziarlo e non ci credono. Attenzione, era un annuncio che confermava l'annuncio che aveva dato Gesù, ma non ci credono, perché gli occhi purtroppo e anche le prove, cioè, noi adesso parliamo bene, ma guardate che c'è chi si scandalizza della passione di Mel Gibson, ma il Venerdì Santo è stata una carneficina molto peggio. Io non ho letti tanti di libri di santi e di mistici che hanno visto la passione. Se fai la somma tutto insieme, solo perché era Dio ha potuto resistere ad una cosa del genere, se no sarebbe morto dopo un'ora. È proprio impossibile che una struttura fisica possa sopportare tutto quel dolore concentrato in quello. È impossibile. Ma lui lo dice a qualcuno di loro. Cioè, in quel momento, per me, siccome io ho rinunciato a esercitare il mio potere, perché poteva fulminare tutti quanti, ma non ha cessato di essere Dio. Quindi che significa? Che quella natura umana unita alla natura divina c'aveva una forza sovrumana, se no sarebbe morto molto prima. Tanto è vero che Gesù non è morto per soffocamento, come si moriva in croce e come dimostrano gli studi sindonici,
dal siero della coscita, ma Gesù è morto di infarto per fissurazione. Sapete qual è la diagnosi più bella che viene data? Ma l'anno scorso ho fatto qualcosa sulla sindrome. L'infarto vuol dire che il cuore si è aperto, ed ecco perché c'era quel deposito di siero misto a sangue messo in quel modo. E perché si è aperto? Perché l'amore che ha infuocato quel cuore, lui è morto non per le ferite, per il soffocamento, ma perché l'amore con cui ha offerto tutto quello era più grande della capacità di capienza della sua natura umana, del suo cuore, che a un certo punto gli è andato più, è scoppiato, se non manco morì. È stato l'amore divino che l'ha fatto morire. Cioè, questa è tanta roba, questa qui è. E quindi non vollero credere. Essi, udito che era vivo, era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto. Chi sono? I discepoli di Emmaus. Mentre erano in cammino verso la campagna, anch'essi ritornarono ad annunziare agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Rimproverati per l'incredulità e la durezza di cuore. Ed erano gli apostoli. Se voi leggete le ore della passione, quindi senza questo in genere in noi nessun tipo di giudizio, mi raccomando, ma questo lo trovate, io l'ho messo in giro, nelle ore della passione, quando Gesù parla del rinnegamento di Pietro, quando Gesù parla della fuga degli apostoli, dell'incredulità degli apostoli, dice: la mia passione ha riparato i momenti di debolezza dei papi, la poca fede di qualche vescovo. Cioè, ragazzi, se gli apostoli hanno fatto ste figure, poi sono cambiate, cioè, capite? Ma siamo tutti quanti in cammino. Quindi ricordate sempre, questo lo vedremo nel catechismo degli adulti, che poi la settimana prossima, che quando parleremo del magistero della Chiesa, la Chiesa solo in alcune circostanze è infallibile, solo quando c'è un concilio ecumenico, fa dei dogmi, o quando il Papa parla ex cattedra, ma impeccabile nella Chiesa non è nessuno, manco il Papa. E non se deve offendere il Papa, questo l'ho detto sia quando era Papa San Giovanni Paolo II, sia quando era Papa Benedetto, o che Papa Francesco, col prossimo Papa lo dico lo stesso, perché non è un oltraggio fatto alla persona del Papa, perché il Papa non è impeccabile, non lo è, come non lo è nessuno di noi, solo la Gesù Cristo e la Madonna erano impeccabili, questo è sicuro, ma il Papa no. Quindi non dobbiamo scandalizzarci se Dio non voglia vedessimo, anche perché il diavolo in pensione non ci va mai, le ferie non le prende mai, la domenica l'ha insegnata anche agli uomini, che non si osserva il giorno di riposo, si lavora anche la domenica, lui te l'ha sempre fatto e mo ha insegnato a farlo pure a noi. E quindi non dobbiamo scandalizzarci, perché questo è quello che è successo. Allora, però gli dice comunque sia, gli dà il mandato: andate in tutto il mondo, vedete cosa devono fare, qual è la missione essenziale della Chiesa? La predicazione, anche di un parroco. Io non posso, io vengo qui, non voi siete tutti quanti battezzati, comunicati, cresi, ma non siete mica bestie rare, non siete mica pagani peccatori, no? Ecco. Ma la vostra fede, se voi lo desiderate, se avete, ha bisogno di crescere, sicuramente. Perché non, cioè, nessuno è così gran conoscitore di Dio da sapere tutto, cioè, non lo sa. E come cresce la vostra fede? Attraverso la predicazione. Certo, io posso predicare quanto mi pare, c'è bisogno di qualcuno che la sentì. Capito? Sapete che Don Puglisi, appena arrivato nel paese dove stava, per un paio d'anni, sapete a chi l'ha detta la messa? Ai banchi e a uno che stava solo in prima fila. Lui preparava la predica solo per questa persona, poi venne a sapere che era sordo. Quindi ha predicato al suo angelo custode, che sicuramente ascoltava la predica con tanta riverenza, perché un angelo custode ad un prete è onorato di sentire la predica. Insomma, non c'ha bisogno di crescere la fede l'angelo, quindi se l'ha sentita la predica, ma non c'ha bisogno. Il curato d'Ars, i primi 4 anni che è stato ad Ars, lui faceva catechismo, faceva un sacco di cose, passava le giornate intere nella sua chiesa, dove non ci andava quasi nessuno, in ginocchio davanti al tabernacolo, e poi facendo digiuni e discipline per la conversione dei suoi parrocchiani, perché in chiesa non ci andava nessuno, nessuno. Quando arrivò ad Ars, gli dissero, dice, che se uno da fare qua, c'erano
poco più piccola di Sermoneta, 800 anime. Dice, e tu che ci sei venuto a fare qua? Qua non c'è più niente da fare. Gli dissero proprio così. Sì? Bene. Allora si vede che c'è tutto da fare e cominciamo a rimboccarsi le maniche. Però prima che devo te predicare, c'è bisogno di qualcuno che ti viene a sezione. In chiesa c'era nessuno a chi predichi. Allora, prima di predicare, lui si è messo a togliere una D, a precare, diceva Padre Pio. Padre Pio era meridionale, no? Non diceva pregare, si bisogna precare. Ecco, si è messo a precare e si è messo a fare come ha fatto nostro Signore. Come ha fatto nostro Signore a ammorbidire i cuori? Soffrendo. Un po' di digiuni, un po' di penitenze, di parrocchiali, così, la grazia, piano piano ha cominciato. E questi piano piano si sono avvicinati, poi quando hanno visto che venivano dall'altro mondo e loro non ci andavano, hanno cominciato a dire, dice, ma cioè, vengono dall'altra parte della Francia a piedi per confessarsi la cura d'Arsa, non ci vado io, ce l'ho dentro casa. Ma però il curato d'Arsa, che era il patrono dei parroci, che si è dedicato tantissimo alla predicazione, poi c'è il diritto canonico, il parroco, il dovere gravissimo di curare l'istruzione di tutti i suoi fedeli, dai bambini ai vecchi. Io non posso fare catechismo a tutti i bambini, per esempio. Io ho sempre fatto catechismo ai ragazzi, con i catechisti, non è che uno fa o che non mi fido, ma siccome devo farlo anche io, ed è anche un modo per avere un contatto, una conoscenza con i ragazzi, anche perché li conoscono e può continuare con loro, no, sempre fatto, perché è un dovere gravissimo. Anche nella messa feriale, due parole di predica tu le devi dire. Non puoi fare una predica tutta lunga, manco il papà, giustamente, perché mezz'ora di predica, io mi ho fatto questa roba qui, è troppo, cioè la predica, papà ha detto 10 minuti, la domenica può durare 15 minuti, ma di più no. Però se tu te la prepari bene, se la gestisci bene, io a Borgo San Michele ho avuto persone che venivano solo a messa la domenica, ma quando sono andato via mi hanno ringraziato e dice, i suoi famosi 15 minuti, padre, mi mancheranno, perché ho parlato un sacco di cose questi 15 minuti, perché la predicazione, se tu la curi bene, è fondamentale. Cioè, perché la fede cresce in noi tanto quanto tu ascolti, interiorizzi, e poi più ascolti, più cresci, capite? Funziona così. Anche io la settimana scorsa sono stato a fare esercizi spirituali, i più belli della mia vita, ma ho sentito certe prediche fatte da, cioè, che mi ricordavo tutta la vita. Perché non è che io predico soltanto il Papa, fatto esercizio spirituale la prima settimana di Quaresima, non è che uno arriva e io ho finito manco per niente. Cioè io a mia volta mi alimento, mi nutro, faccio tutti i giorni la meditazione, leggo le letture spirituali, me sento le prediche di quelli che sono più bravi di me, d'accordo? E me ne faccio mie. Nessuno ne sente da queste cose, perché se non lo facessi, dopo un po' finisce pure la fede mia, non è che, cioè, non è possibile. Tutti. Quindi gli dice di predicare. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Poi attenzione, questi saranno i segni che accompagnano quelli che credono. Nei primi tempi della Chiesa queste cose erano molto serie, ma poi adesso farò alcuni esempi che si sono compiuti nel corso della storia. Nel mio nome scacceranno i demoni. Voi sapete che oggi, grazie a Dio, perché questo argomento è un macello, ma storicamente l'esorcista lo può fare di diritto solo il vescovo, e i sacerdoti a cui il vescovo dà questo mandato sono come per le cresime. Le cresime va soltanto il vescovo, perché coi diavoli, se un prete comincia a sbarellare, i danni che si fanno, perché i diavoli sono furbi, quindi il vescovo deve avere l'attenzione di nominare un sacerdote che ci stia con la capa, d'accordo, numero uno, ma poi che abbia anche tanta fede e anche una vita profonda interiore, perché col demonio non si scherza. Però anticamente chi erano gli esorcisti? Se uno si presenta davanti a un ossesso e gli impone le mani e il demonio scappa, quello è esorcista. Se io mi presento davanti a un ossesso e gli impongo le mani e il diavolo mi ride in faccia, esorcista ci sono, perché se vede che la fede ce n'ho poche. Punto, finito. È andato avanti così per diverso tempo. Parleranno lingue nuove. Questo è successo già a San Pietro. Non è che diventi, voi sapete, parlare lingue nuove. Voi sapete che quando San Pietro ha fatto la prima predica, se lo dicono gli Atti degli Apostoli, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, lui parlava in aramaico, ma lo hanno capito
Parti, Medi, Elamiti, abitanti di Roma e Sabato, Mesopotamia, della Cappadocia, cioè lui parlava in ebraico e a quelli gli arrivava il turco, l'arabo, il mesopotamo, eccetera, eccetera. D'accordo? Sono fatti successi. Prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non regheranno, lo danno. Questo è successo prima a San Giovanni. San Giovanni Evangelista, questo si fa capire, non è morto martire perché Dio non ha voluto, ma l'hanno martirizzato anche a lui. Una volta non era un martire, hanno provato a farlo secco, gli hanno dato un calice di vino avvelenato, lui se l'è bevuto, gli ha fatto né caldo né freddo. Un'altra volta lo vedevo con Sant'Antonio, ma sapete la storia, no? Questo è fatto vero. Sant'Antonio lo volevano avvelenare, un'altra volta San Benedetto la stessa cosa. Sant'Antonio l'ha saputo per rivelazione. Non era il vino, era un piatto di minestra. Il vino era sempre San Benedetto. Ci ha fatto sopra un segno di croce. Ha detto: io ci faccio il segno di croce, a me questo non mi farà né caldo né freddo, ma tu vatti a confessare. E si è mangiata la minestra, ha fatto niente. San Benedetto ha fatto un segno di croce sul vino, si è bevuto via, ha fatto niente. Quindi queste non è che sono. Non è che sono cose che sono successe. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Di questi ce ne sono stati a bizzetto nel corso della storia. Sono alcuni grandi santi noti per grandi miracoli, ma ci sono stati quanti ve ne pare, d'accordo? Quindi, e quando è che accadono queste cose? Ecco, queste cose straordinarie accadono quando si ha una fede straordinaria, perché anche la fede, c'è la fede ordinaria, che magari ce l'avessero tutti, già è tanto, e poi c'è la fede straordinaria, che è quella che ricordate di cui Gesù parla, quando dice: se aveste fede quanto un granello di senape potesse dire abbiamo visto nel Vangelo di Marco a questo monte, buttala dall'altra parte e ci andrebbe. E qui, perché la fede, quanto ci crediamo? Punto interrogativo. Quanto ci crediamo? Tu ci credi, perché Gesù dice: se tu fossi capace di dire con fede a un malato guarisci, senza dubitare in cuor tuo e credendo fermamente che sia volontà di Dio, quello guarisce, quello guarisce. Non ho cominciato a fare il piccolo medico e andare in giro a porre le mani e ti guarisce. Però se tu fossi capace di fare una cosa del genere, quello succede. E San Pietro l'ha fatto subito, no? Dice: Gesù ha detto così: non ho né oro né argento, quello che ho te lo do. Basta che dici con fede nel nome di Gesù, alzati e cammina. Quello si alza e camminare. Cioè non sono i santi che fanno i miracoli, è Dio che fa i miracoli. I santi sono semplicemente strumenti, come un prete che celebra la messa. Non è che il prete fa la messa si fa per volontà di Dio, d'accordo? Perché è Gesù Cristo che ha deciso quando io consacro, consacro, è che te lo decido io, capito? Ecco, sono sempre opere divine. Ecco, allora, poi il Signore Gesù, dopo aver parlato, a me piace molto questa finale del Vangelo di San Marco, perché è tutto quanto improntato sulla fede. Quindi la fede della tomba vuota e la fede straordinaria accompagnata da questi segni straordinari che non fanno parte, cioè se io non pio in mano un serpente non è che sono miscredente e me ne vado all'inferno. Però nei casi, voi sapete perché il serpente? Di chi è simbolo il serpente? Capite? C'è anche un'interpretazione simbolica sul prendere in mano i serpenti, no? Voi sapete per esempio che generalmente una persona deve stare lontano dalle occasioni di peccato, perché se tu ti avvicini al pericolo, se ti avvicini lo sta il serpente, mozzica. Ma se uno è santo, non è così. Mo posso leggere una cosa, faccio vedere. Mo vi leggo una cosa che mi è venuta in mente, guardate. San Vincenzo da Sermoneta. Guardate, leggetevi questa. Una volta mi vuoi che gli ho detto che c'ho la scarpa. Ma ha detto. Ma che c'hai? Sì. Guardate che succede, che guardate che significa prendere in mano un serpente, guardate che ve leggo. Allora questo è il martirologio romano, questo l'ho letto un sacco di volte, il racconto dei martiri. Vi faccio vedere che significa prendere un serpente in mano, ecco, senza che te va male. Allora, nella Tebaide in Egitto, la commemorazione di moltissimi santi martiri, i quali patirono nella persecuzione di Decio e Valeriano, anni intorno al 250 d.C. Due animali questi qua, poveracci. Quando, desiderando i cristiani di essere percossi con la spada nel nome di Cristo, lo scaltro nemico, eleggendo supplizi che ritardassero la morte,
desiderava uccidere le anime, non i corpi. Sentite che gli fanno, eh? Uno di loro, dopo aver superato l'aculeo, non so se sapete cos'è l'aculeo, è meglio non saperlo, le lastre e le padelle, che cosa? Unto di miele, con le mani legate dietro le spalle, fu esposto sotto il sole ardente alle punture delle vespe e delle mosche. E non ha reagito. Ma sentite quest'altro. Un altro, tra i fiori mollemente legato, lo legano in mezzo ai fiori, essendo andato da lui un'impudicissima femmina, per eccitarlo alla libidine, tagliatasi con i denti la lingua, la sputò in faccia a colei che lo accarezzava. Ecco che significa prendere in mano i serpenti senza che te morda. Cioè, una persona normale, se gli va una donna nuda sopra, cioè, che deve fare? Ma un santo, se gli va una donna nuda sopra, se taglia la lingua, gliela sputa in faccia. Però questo è un fatto storico, se sta nel martirologio romano, è un fatto documentato questo qui, quindi capiamo fino a che punto può arrivare. Quindi la cosa bellissima che c'è da capire, sì, Gesù è risorto 2000 anni fa, ci sono stati testimoni non oculari, nessuno è testimone oculare, perché la risurrezione è tutto quanto un derelato. Sì, certo, poi Gesù è apparso, ma la dinamica è sempre una dinamica di fede. Quindi significa che io sto nel 2000, io lo posso incontrare come Gesù risorto. E ti assicuro che c'è un sacco di gente che lo incontra. Io veramente potrei scriverci un romanzo. A volte vedo delle storie, sento certe storie, anche recentemente mi sono capitate delle storie qui, che ringrazio Dio di averle vissute. Persone mai viste e sconosciute, sono partite da lontano. Io spessissimo vedo proprio miracoli di vite che veramente così erano morti e sono tornati alla vita. Il Signore mi ha dato la grazia di vederlo tantissime volte. Lo ringrazio. Quindi, rallegriamoci.